In rimonta il Castelfidardo trova una preziosissima vittoria per 3-2 al Mancini contro il Castelnuovo Vomano. Partita d'handicap per i padroni di casa, sotto 2-0 per una palla persa in disimpegno ed un clamoroso errore del portiere. I ragazzi di Manoni però hanno riaperto i giochi nel finale di prima frazione e poi, sfruttando la superiorità numerica, ospiti in 10 dalla fine del primo tempo, nel finale di ripresa hanno trovato l'1-2 per i tre punti che interrompono la serie delle due sconfitte consecutive. Giornata autunnale al Mancini, Castelfidardo che schiera subito dal primo minuto il neoacquisto De Cesare. Avvio di gara di grande equilibrio e col passare dei minuti la partita non si schioda dal canovaccio iniziale. Allora arriva l'episodio alla mezz'ora esatta a cambiare il match. De Cesare perde una palla sanguinosa sul pressing avversario e concede la ripartenza agli ospiti con il Castelnuovo che trova l'autorete di Mataloni per il vantaggio degli ospiti. Al 36esimo arriva anche il raddoppio della formazione di Di Fabio, conclusione di Ripa, errore clamoroso di Damalia che si lascia sfuggire il pallone ed è 2-0 per la formazione ospite. Al 41esimo però Castelfidardo che riapre i giochi per una trattenuta in area su Marcelli. Dal dischetto Bracciatelli batte Grace e manda a riposo i locali sotto solo di una rete ed in superiorità numerica per l'espulsione di Marianeschi arrivata dopo il penalty. Secondo tempo e all'inizio non si nota la superiorità numerica del Castelfidardo, anzi è il Castelnuovo a tenere meglio il campo. La pioggia aumenta di intensità con campo scivoloso, al 24esimo il Castelfidardo colleziona la palla del pari, Cardinali fila via in solitaria verso la porta avversaria, ma Grace riesce a salvare sulla sua conclusione a colpo sicuro. La chance costruita scuote i padroni di casa per un finale arrembante alla ricerca del pareggio e le emozioni sono tutte concentrate nel finale. 36esimo arriva il gol del 2-2, tiro dalla distanza di Rizzi che si costruisce la conclusione vincente per il pareggio del Castelfidardo. E al 41esimo il Castello completa la rimonta con Cardinali che riprende la respinta di Grace su Rizzi e fa esplodere il Mancini per il gol della vittoria locale. Al Castelnuovo rimane così l'amarezza per una partita ben condotta fino a 10 minuti dal termine, mentre il Castelfidardo festeggia con i suoi tifosi un successo pesantissimo per classifica e morale. Mister Manoni, una bella vittoria in rimonta in una partita iniziata da handicap, ma avete fatto praticamente tutto voi. Sì, sicuramente è stata una grande vittoria ottenuta col cuore, col sacrificio, con tanta forza di volontà, perché non era facile, anche se come hai detto tu abbiamo praticamente regalato i primi due gol, però ripeto, non era facile, perché anche venendo da due sconfitte, andare sotto 2-0 contro una squadra forte, ci vuole veramente tanto 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 cuore e tanta unione di intenti, e i ragazzi oggi hanno dimostrato di poterci stare in categoria, di poter dar fastidio a tutti, perché con queste motivazioni, con questo carattere, con questa applicazione, poi i risultati vengono. Nel secondo tempo non vi siete persi d'animo, nonostante un Castelnuovo che anche in inferiorità numerica ha giocato davvero bene. Sì, sicuramente sì, anche e soprattutto all'inizio del secondo tempo, perché siamo stati molto frettolosi, dovevamo, come abbiamo fatto nella parte finale, magari gestire meglio la palla, far girare meglio la palla da destra a sinistra, e forse eravamo presi dalla frenesia di recuperare subito la partita, perché volevamo recuperarla, volevamo vincere oggi, tutta la settimana che l'abbiamo preparata per fare una partita gagliarda, una partita intensa, quindi c'era tanta voglia, tanta volontà, ma forse all'inizio del secondo tempo siamo stati troppo frenetici, sì. Quanto vale questa vittoria? Ma a livello di punti, secondo me, vale 3 punti, senza... Ma io l'ho detto, ragazzi, sono partite, soprattutto alla fine del primo tempo, sono partite che danno un salto proprio in avanti, soprattutto a livello mentale. Sono svolte, perché passare, tra virgolette, concedimi il termine, dall'inferno al paradiso, soprattutto in queste partite contro un avversario forte, ti permette di crescere tanto, soprattutto dal punto di vista di mentalità. Mister Di Fabio, l'amarezza maggiore è legata all'espulsione alla fine del primo tempo, al fatto che fino a fine partita, fino a 10 minuti dal termine, stavate controllando bene?
C'è un po' d'amarezza un po' per tutto, perché penso che la mia squadra stava dominando la partita, era sul 2-0, poi è successo di tutto, secondo me è rigore inventato, poi sul rigore c'è stata l'espulsione, si è capovolta la partita, anche se poi noi siamo rientrati, siamo stati bene in campo, non abbiamo rischiato niente fino a 10 minuti alla fine, un rigore netto su Ripa, se tu dai un rigore come quello a loro devi dare, devi usare le stesse misure anche per noi, quindi 10 giocatori ammoniti da parte loro, quindi cioè, con falli ripetitivi senza cacciare mai nessuno, successo di tutto. Mi spiace solo perché ha perso una partita che sicuramente la mia squadra non meritava di perdere. Comunque la squadra ha offerto anche oggi una buona prestazione, soprattutto per il fatto che avete giocato sempre il secondo tempo in inferiorità numerica. No, dispiace quello, perché poi è normale, secondo me ci ha messo del suo qualcun altro, però anche noi ci andiamo a complicare le cose, perché adesso anche se ritenevamo magari un'ingiustizia il rigore e tutto, siamo 2-1, dobbiamo non perdere la testa e continuare a giocare 11 contro 11 e sicuramente sarebbe stata diversa, quindi anche noi abbiamo le nostre colpe e di questo non dobbiamo far tesoro, perché episodi del genere non devono capitare mai più. Grazie.